Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Oggi è il 7 di gennaio del 2021. Io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Sono contento che tu sia qui, che noi possiamo leggere la parola del Signore. Noi quest'oggi leggeremo il capitolo 7, 8 e 9 del libro della Genesi. Quindi incominciamo la lettura di questo brano così importante della parola di Dio, come tutta la Bibbia, quando noi leggeremo sulla vita di Noè e sulla storia del diluvio. Quindi andiamo a leggere la parola del nostro Signore. Genesi capitolo 7. Il Signore disse a Noè: «Entra nell'arca, tu con la tua famiglia, perché ho visto che sei giusto davanti a me in questa generazione. Di ogni specie di animali puri, prendene 7 paia, maschio e femmina, e degli animali impuri un paio, maschio e femmina. Anche degli uccelli del cielo, prendene 7 paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza sulla faccia di tutta la terra. Poiché di qui a 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Isterminerò dalla faccia della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto. Noè fece tutto quello che il Signore gli aveva comandato». Noè aveva 600 anni quando il diluvio delle acque inondò la terra. Noè con i suoi figli, con sua moglie e con le mogli dei suoi figli, entrò nell'arca per scampare alle acque del diluvio. Degli animali puri e degli animali impuri, degli uccelli e di tutto quello che striscia sulla terra, vennero delle coppie maschio e femmina a Noè nell'arca, come Dio aveva comandato a Noè. Trascorsi i 7 giorni, le acque del diluvio vennero sulla terra. Il 600° anno della vita di Noè, il secondo mese del 17° giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso eruppero e le caterate del cielo si aprirono. Piove sulla terra 40 giorni e 40 notti. In quello stesso giorno Noè, Sem, Cam e Jafte, figli di Noè, la moglie di Noè e le 3 mogli dei suoi figli entrarono con loro nell'arca. Essi e tutti gli animali secondo le loro specie, tutto il bestiame secondo le loro specie, tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo le loro specie, e tutti gli uccelli secondo le loro specie, tutti gli uccelletti, tutti gli esseri allati. Di ogni essere vivente in cui è alito di vita, venne una coppia a Noè nell'arca. Venivano maschio e femmina da ogni specie come Dio aveva comandato a Noè, poi il Signore chiuse. Il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni e le acque crebbero e sollevarono l'arca che fu elevata in alto al di sopra della terra. E le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra e l'arca galleggiava sulla superficie delle acque. Le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra e tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperte. Le acque salirono 15 cubiti al di sopra delle vette dei monti. Le montagne furono coperte. Perì ogni specie di essere vivente che si muoveva sulla terra, uccelli, bestiame, animali selvatici, rettili di ogni sorta striscianti sulla terra e tutti gli uomini. Tutto quello che era sulla terra asciutta e aveva alito di vita nelle sue narici morì. Tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono esterminati dall'uomo fino al bestiame, ai rettili e agli uccelli del cielo furono esterminati sulla terra. Solo Noè scampò con quelli che erano con lui nell'arca. E le acque rimasero alte sopra la terra per 150 giorni. Genesi capitolo 8.
Poi Dio si ricordò di Noè, di tutti gli animali, di tutto il bestiame che era con lui nell'arca. E Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si calmarono. Le fonti dell'abisso e le caterate del cielo furono chiuse e cessò la pioggia dal cielo. Le acque andarono via via ritirandosi di sulla terra e alla fine di 150 giorni cominciarono a diminuire. Nel settimo mese, il 17° giorno del mese, l'arca si fermò sulle montagne del Ararat. Le acque andarono diminuendo fino al 10° mese. Nel 10° mese, il 1° giorno del mese, apparvero le vette dei monti. Dopo 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatta nell'arca e mandò fuori il corvo, il quale uscì, andando e tornando finché le acque furono prosciugate sulla terra. Poi mandò fuori la colomba per vedere se le acque fossero diminuite sulla superficie della terra. La colomba non trovò dove posare la pianta del suo piede e tornò a lui nell'arca, perché c'erano le acque sulle superfici di tutta la terra. Ed egli stese la mano, la prese e la portò con sé dentro l'arca. Aspettò altri 7 giorni, poi mandò di nuovo la colomba fuori dell'arca e la colomba tornò da lui verso sera ed ecco, aveva nel becco una foglia fresca d'ulivo. Così Noè capì che le acque erano diminuite sopra la terra. Aspettò altri 7 giorni, poi mandò fuori la colomba, ma essa non tornò più da lui. L'anno 601 della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque erano asciugate sulla terra e Noè scoperchiò l'arca, guardò ed ecco che la superficie del suolo era asciutta. Il secondo mese, il 27° giorno del mese, la terra era asciutta. Dio parlò allora a Noè dicendo: «Esci dall'arca tu, tua moglie e i tuoi figli, e le mogli dei tuoi figli con te. Tutti gli animali che sono con te di ogni specie volatili, bestiame, tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli uscire con te, perché possono disseminarsi sulla terra, siano fecondi e si moltiplicano su di essa». Noè uscì con i suoi figli, con sua moglie e con le mogli dei suoi figli. Tutti gli animali, tutti i rettili, tutti gli uccelli, tutto quello che si muove sulla terra, secondo le loro famiglie, uscirono dall'arca. Noè costruì un altare al Signore, prese animali puri di ogni specie e uccelli puri di ogni specie e offrì olocausti sull'altare. Il Signore sentì un odore soave e il Signore disse in cuor suo: «Io non maledirò più la terra motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno mai». Genesi capitolo 9. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: «Crescete, moltiplicatevi e riempite la terra. Avranno timore e spavento di voi tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo. Essi sono dati in vostro potere con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti i pesci del mare. Tutto ciò che si muove e ha vita e servirà di cibo, io vi do tutto questo come l'erba verde. Ma non mangerete carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Certo, io chiederò conto del vostro sangue, del sangue delle vostre vite, ne chiederò conto a ogni animale. Chiederò conto della vita dell'uomo
alla mano dell'uomo, alla mano di ogni suo fratello. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Voi dunque crescete e moltiplicatevi, espandetevi sulla terra e moltiplicatevi in essa. Poi Dio parlò a Mosè e ai suoi figli con lui dicendo: quanto a me, ecco, io stabilisco il mio patto con voi, con i vostri discendenti dopo di voi e con tutti gli esseri viventi che sono con voi, uccelli, bestiame e tutti gli animali della terra con voi, da tutti quelli che sono usciti dall'arca a tutti gli animali della terra. Io stabilisco il mio patto con voi, nessun essere vivente sarà più sterminato dalle acque del diluvio e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. Dio disse: ecco il segno del patto che io faccio tra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi per tutte le generazioni future. Io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra. Avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole al di sopra della terra, l'arco apparirà nelle nuvole. Io mi ricorderò del patto fra me e voi e ogni essere vivente di ogni specie, e le acque non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni essere vivente. L'arco dunque sarà nelle nuvole e io guarderò per ricordarmi del patto perpetuo fra Dio e ogni essere vivente, di qualunque specie che è sulla terra. Dio disse a Noè: questo è il segno del patto che io ho stabilito fra me e ogni essere vivente che è sulla terra. I figli di Noè che uscirono dall'arca erano Sem, Cam e Jafte. E Cam è il padre di Canaan. Questi sono i tre figli di Noè. Da loro fu popolata tutta la terra. Noè, che era agricoltore, cominciò a piantare la vigna e beve del vino e si inebriò e si denudò in mezzo alla sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la sua nudità, nudità di suo padre, e andò a dirlo fuori ai suoi fratelli. Ma Sem e Jafte presero il mantello, se ne misero insieme sulle spalle e camminando all'indietro coprirono la nudità del loro padre. Siccome avevano il viso rivolto dalla parte opposta, non videro la nudità del loro padre. Quando Noè si svegliò dalla sua ebbrezza, seppe quello che gli aveva fatto il figlio minore e disse: maledetto Canaan, sia servo dei servi dei suoi fratelli. Disse ancora: benedetto sia il Signore, Dio di Sem, e sia Canaan suo servo. Dio stenda Jafte e abiti nelle tende di Sem, e sia Canaan suo servo. Noè visse dopo il diluvio 350 anni. L'intera vita di Noè fu di 950 anni. Poi morì. Parola del Signore. Io ti aspetto domani perché noi possiamo continuare a leggere la parola del Signore, ma che in mezzo a questo tempo noi possiamo imparare l'esempio di Noè, un uomo che ha fatto la volontà di Dio, che ha camminato con il Signore, che ha obbedito la voce e il comandamento di Dio. Vieni al Signore per essere salvato. Signore, benedice la nostra vita e mette questa parola nel nostro cuore, nel nome di Gesù. Che il Signore Gesù ti benedica, e se hai una richiesta di preghiera, mandami le tue richieste di preghiera al 340-237-9339. Noi presenteremo ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 7 del mattino, su YouTube e Facebook, nel tempo che noi abbiamo chiamato Alba Nuova, tempo di preghiera. Dio ti benedica nel nome di Gesù.